Con fatturazione elettronica di Aruba puoi salvare in anagrafica clienti privati e selezionarli facilmente mentre crei una fattura. Vai su Anagrafiche, scegli Clienti e poi aggiungi Nuovo. Mantieni la spunta su Privato. Il primo campo che vedi è Codice cliente, cioè un codice univoco che lo identifica. Se compili il campo, potrai ricercare più velocemente quel cliente mentre crei una fattura. Ora indica se il cliente è italiano o straniero. Ti basterà mantenere o cambiare Italia su ID Paese. Per i clienti stranieri dovrai poi inserire un ID fiscale al posto della partita IVA. Guarda i video dedicati per i dettagli. Per i clienti italiani inserisci la partita IVA. Verificheremo se è salvata sul registro delle imprese. Se non lo è, dovrai compilare i campi necessari a salvare il cliente. Vediamo quali. Indica la denominazione se il cliente è persona giuridica o nome e cognome se persona fisica. Il codice ORI è opzionale. Puoi inserirlo per identificare gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali nel territorio europeo. Ora puoi indicare anche una causale documento predefinita. Sarà inserita in tutte le fatture che creerai per questo cliente. Abilitando la dichiarazione d'intento, anche il numero di protocollo ed eventualmente la data indicata per la ricevuta telematica verranno inseriti in tutte le fatture destinate al cliente. Li troverai nel blocco Altri dati gestionali dei prodotti. Ora indica la sede fatturazione dell'azienda e scegli l'identificativo da attribuire all'utente. Puoi indicare il codice destinatario a 7 caratteri fornito da SDI. La fattura sarà inviata al codice destinatario di fatturazione elettronica del cliente. Se è stato registrato sul portale Fatture Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, la fattura sarà sempre recapitata all'indirizzo telematico indicato sul portale. Usa codice fattura estera per fatture recapitate a destinatari non residenti o non stabiliti in Italia. Se stai inserendo un cliente straniero, vedrai il campo già preselezionato da sistema. Scegli casella PEC per inviare la fattura all'indirizzo indicato. Se selezioni nessun identificativo, il destinatario potrà recuperare la fattura elettronica soltanto dal proprio cassetto fiscale sul sito di Agenzia delle Entrate e la voce sarà precompilata da sistema con 7 zeri. Ora indica l'indirizzo email del tuo cliente e spunta la voce indicata. In questo modo riceverà sempre una copia cortesia delle fatture che creerai, in italiano o in inglese, a seconda della lingua che scegli nel campo apposito. Se ti occorre, digita anche casella PEC, telefono, fax e riferimento amministrazione, utile soprattutto per la fatturazione verso la pubblica amministrazione. Se inserisci un metodo di pagamento e una banca, quando crei la tua fattura vedrai il blocco Dati pagamento già compilato dopo la scelta di questo cliente, ma potrai cambiare tutti i campi salvati. Compila i dati aggiuntivi, stabile organizzazione, rappresentante fiscale, solo se questo cliente è un soggetto privato o non residente in Italia che opera attraverso stabile organizzazione nel territorio italiano o nel caso in cui si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia. Ora salva per vedere il cliente aggiunto in elenco. Per le aziende presenti sul registro delle imprese sarà il sistema a compilare i campi. Dopo che hai digitato la partita IVA, vedrai un dettaglio dei dati dell'azienda. Selezionala per salvarla in anagrafica. Se i dati riportati non sono corretti, potrai sempre modificarli compilando i singoli campi come ti abbiamo già indicato. Se hai già censito un'altra anagrafica con quella partita IVA, dovrai scegliere se fare un nuovo inserimento o modificare i dati del cliente già esistente. Per salvare un'altra anagrafica intestata sempre a quel cliente, clicca su un nuovo inserimento e poi sui dettagli dell'azienda. Su Contatti troverai una lente d'ingrandimento a fianco delle voci. Selezionala, vedrai i contatti salvati sul registro delle imprese per quell'azienda e potrai scegliere quelli che vuoi associare al cliente in anagrafica. Se quell'azienda ha una sola email o numero di cellulare, li vedrai già inseriti. Se non scegli nuovo inserimento, ma clicchi sui dati dell'azienda, modifichi il cliente selezionato. Con Ricerca nel registro delle imprese puoi ricercare un cliente con ricerca libera, per denominazione, comune o provincia, partita IVA o codice fiscale,
e includere nella ricerca anche le imprese cancellate o cessate. Se per quell'azienda sono presenti i contatti nel registro delle imprese, prima di salvare il cliente dovrai scegliere quale associargli. Hai già salvato il cliente in anagrafica? Indica se vuoi fare un nuovo inserimento o modificare l'anagrafica censita. Se hai molti clienti da salvare, puoi scegliere di importarli con file Excel. Il file dovrà essere in formato CSV, XLS o XLSX e rispettare determinate caratteristiche. Ad esempio, la prima riga del file dovrà contenere i nomi delle colonne e alcune voci sono obbligatorie, come il tipo cliente e l'indirizzo telematico. Scarica il file di esempio per avere un Excel preimpostato e segui i passaggi indicati dal sistema per l'importazione. Ti saranno mostrati gli eventuali errori per ogni voce e potrai modificare o eliminare gli elementi. Puoi inserire in anagrafica un cliente privato anche mentre crei una fattura, scegliendo Aggiungi nuovo cliente. I campi da compilare sono gli stessi, ma ricorda di salvarlo in anagrafica.